Nella trasmissione Fatti e dintorni, condotta dalla giornalista Rosaria Sica, ha rotto il silenzio ed è intervenuto telefonicamente l'assessore dimissionario della Giunta Cecilia Francese, Michele Gioia. L'impianto è davvero, davvero tanto, perché ho messo nell'azione di governo come assessore tutte le forze che mi erano possibili mettere in questa attività di amministratore. Dispiace, ma dispiace per il paese. La politica passa, ma il paese rimane, e il mio sogno è quello di consegnarlo un centimetro migliore di come l'avevo preso in consegna per quanto riguarda le mie deleghe. Credo sicuramente mi sono impegnato a fondo. Il risultato credo che spetti ad altri giudicarlo, ma tante davvero sono le cose che abbiamo fatto, alcune anche poco pubblicizzate. Ricordo la situazione che ho trovato sugli impianti sportivi, tutti, sì. Molti l'hanno dimenticata, impianti sportivi chiusi ovunque, non agibili, li abbiamo resi agibili, abbiamo preso le chiavi delle strutture sportive tutte che erano a mano dei privati morosi e con convenzioni scaduti, alcune le ho prese con le forze dell'ordine, con la polizia municipale, perché si faceva fatica a rivenirne in consegna. Abbiamo rimesso a posto gli spogliatoi dello stadio, parte, ma è fatto dei lavori a Sant'Anna. Abbiamo messo in piedi delle procedure affinché tutti utilizzassero le strutture sportive, ma soprattutto pagassero al comune, cosa che non è mai stata fatta in questi ultimi anni. Ci sono, voglio dire, entrate sul capitolo degli impianti sportivi a dimostrazione di quello che dico. Abbiamo fatto i bandi per tutti gli impianti sportivi, sono andati tutti a buon fine e oggi sotto gli occhi di tutta la città, che non sul bando ma anche l'attività di controllo, ha permesso di avere gli impianti sportivi funzionali. Sono addirittura di arrivo, o meglio, sono stati già consegnati alla CUC di Bellizzi anche quelli per i due palazzetti, che sono ad evidenza economica. Quindi veramente è stato stravolto il modo di intendere e di fare politica, fatto quando sono arrivato a vantaggio e a favore di tutta la popolazione, senza distinzione di appartenenze politiche, di sedi sociali o altre stupide barriere.